Il 19 aprile del 1980 segna una data storica per Gaetano Scirea, il libero per antonomasia del calcio italiano. Divenuto una colonna della nazionale, tanto da essere subito considerato l'erede designato di Giacinto Facchetti, a 5 anni dal debutto gli manca ancora la gioia di un gol in azzurro. L'attesa finisce nel pomeriggio di quel 19 aprile, in occasione dell'amichevole dell'Italia contro la Polonia al Comunale di Torino, praticamente il suo stadio. È il 24esimo minuto quando Scirea batte il portiere avversario con un sinistro potente e preciso dal limite dell'area. È il gol del momentaneo vantaggio per gli azzurri, al quale poco dopo segue la rete polacca del definitivo 2-2. Un risultato che non riesce a cancellare la soddisfazione personale della leggenda azzurra per la prima delle sue 2 marcature in nazionale.